La cosa che mi fa un po' paura è il fatto che non ci siano parapetti. Vabbè, ma Luna, ma cioè, ti devi impegnare tanto per andare giù nel burrone, eh? Vabbè, se la fai un po' allegro. Luna esterna! Andiamo subito? Sì. Che c'è il camper dietro. Io non ce l'ho fatta. Adesso ho due macchine e un camper da superare. Ecco. Beh, comunque allora non arriva nessuno. Sto incrociando adesso un furgone, ma non so dove sei tu. Hai fatto la curva, non ho più sentito neanche una parola. Ho sentito solo "beh, comunque", e rallenta perché sennò ci vediamo in cima. Vabbè, ti sto aspettando. Eh no, così dobbiamo superare in due, Luna. Vai, supero io. Sennò puoi superare in due un casino. Ah, ok, ce l'hai fatta. Non solo ce l'ho fatta, ti supero anche. E ci siamo? Col du Galibier. Prepara l'attacco all'esterno, attenzione! Magiche emozioni! Mamma mia, questa strada qua! Forse l'asfalto non è proprio perfettissimo. Come quello di prima. Però merita. Cioè, il paesaggio compensa. Potevano esserci anche le buche come sul Fauniera, che comunque sarebbe stato lo stesso bellissimo. Cioè, veramente mi viene la pelle d'oca, guarda che roba. Ma poi guarda i colori che ha la collina qua sotto. Tutti sul rosso, sul... Mamma mia. Sì. Mi ha tirato un sasso con la ruota dietro che era grande come una noce. E qua c'è il punto panoramico. E sfruttiamo il punto panoramico. Mi fermo qua, non so. Fans, ma non faccio le foto, ma è solo per farvi vedere. Cioè, guardate. Guarda che roba. Guarda una marmotta. Dove? Là, guarda che corre sul sentiero. Guarda che sta salendo. Sì, si è andata a Timbuktu. Non la vedi perché è al di lì della cresta della collina. E la rivedrai nei video. E si vede che la rivedi nei video. E ti devi fermare quando te lo dico io e non dopo 200 metri. Occhio, un camper. Ci sono 19,8 gradi, giusto per mantenervi informati sulle temperature. E vabbè, niente, qua davanti c'è questa roba qua, così, buttata lì. Vogliamo commentare la montagna? Bellissima. Vogliamo commentare il fatto che hai ancora la freccia? Ah. Luna Colombo, i problemi con le frecce. Dovrebbero disinserirsi da sole come quelle della macchina. Ecco che si vede quasi la cima, cioè si vede il tunnel che l'anno scorso abbiamo fatto per sbaglio. Flashback. Attenzione, c'è un semaforo. C'è un semaforo. C'è un semaforo, incredibile, c'è un semaforo.
senso unico, guarda qua dove ti porto. Non so neanche io in realtà dove ti sto portando. Qua ho smesso di caricare, c'è nessun servizio, quindi la mappa è tutta un po' a pezzettoni grossi. Verde. Vabbè, tengo sulla visiera, tanto non si darà una ciofeca di niente. Quanto è stretto! Guarda che ci sono delle lucine. Sai cosa si fa in queste gallerie? End of flashback. Tu fai l'esterna che lo faccio interna. Guarda che c'è gente dietro, quindi vai. La cosa che mi fa un po' paura è il fatto che non ci siano parapetti. Vabbè, ma Luna, ma cioè, ti devi impegnare tanto per andare giù nel burrone, eh? Vabbè, se la fai un po' allegro. Luna esterna! Bene, siamo arrivati qui e questo è il punto quasi dove l'anno scorso abbiamo sbagliato. Chalet du Galibier, eccolo qua il punto dove abbiamo sbagliato. E quindi dove andiamo? Di qua. E quindi noi adesso andiamo di qua, che è la cima del passo, e non di là, che era il tunnel. Cioè, accosta qua dove c'è il cartello. Guarda che roba. Chissà cos'è quella roba là recintata. Dobbiamo fermarci in un punto dove c'è tipo un'area di sosta, una rientranza per fare le foto. Vado? Vai, devo mettermi. Cioè, anzi, aspetta, devo mettermi il guanto. Messo. Vai. Ah, guarda qua c'è, vuoi fare le foto? Sì. Vai un po' più avanti perché qua sei in salita. No, vai dove c'è piano, per favore, Luna. Ah, ma c'è lì il tizio che fa le foto. Ma le sta facendo la sua moto. Appunto. Ma magari li prendiamo gli obiettivi, cazzo di... Non va bene. Sì, qua sì. Ti sei fermato dove ero in discesa. Spegni la GoPro davanti. Cosa? No, dico. Vuoi le foto? Vado davanti e dietro o in mezzo? Mettiti in mezzo. Bello. Ah, poi chiediamo se ci fanno una foto insieme. Mm-hmm. Guarda che sta venendo di qua. Grazie. You made one, you can make two. Thanks. Do you want a photo too? Ok. Bye. Bello, stiamo fare un altro quadro. Sai come dice il detto? Rombo di culo, sanità di corpo. Ma te lo sei mandato da te adesso? No, esiste veramente. Bene fans, abbiamo fatto un sacco di foto qua al Galibier, perché secondo me merita veramente tanto. Sia questo punto che il punto che c'è dall'altra parte, dove ci fermeremo e dove ci eravamo già fermati l'anno scorso. Amore, Luna Colombo, le difficoltà col cavalletto, ce l'ha fatta. Sono bassa. Uffa. Sì, bene, non è che io sono un gigante, eh. Vai davanti alle macchine. Devo accendere la Sony, la GoPro. No, tanto siamo arrivati, mancheranno due tornanti. Anzi, vai, accendila e fanculo. Anche se mancano due tornanti. S-
Aspetta che facciamo un sincro però. E mi sa che questa è la cima in realtà, eh. Eh sì. Ci siamo solo fermati nel punto panoramico appena sotto la cima dove c'era meno gente. E allora non fermiamoci qua, c'è troppa gente. Poi non c'è niente, cioè abbiamo già fatto le foto. Beh, aspetta. No, ma amore, ma non puoi fermare qua così. C'è la... C'è la... Aspetta, beh. C'è la curva. E dovevo... Questa è la cima del Col du Galibier. E l'una io la foto col cartello lo voglio fare, anche senza le moto, ma però... E adesso parcheggio. La vista in cima al colle è questa. Uno spettacolo veramente.